Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Santa Chiesa celebra la solennità dell'Epifania, una festa molto importante che rappresenta il compimento del mistero del Natale, perché come dice il termine etimologico greco, Epifania significa manifestazione, cioè manifestazione della divinità di Gesù nell'umanità assunta dal grembo della Vergine Maria. La Santa Chiesa celebra questa festa in tre tappe, in tre momenti. La prima è oggi. Si riconosce la natura divina di Gesù attraverso il gesto, che ovviamente approfondiremo, dell'adorazione dei magi, gesto che tra l'altro per un'antica tradizione noi potremmo poi compiere al termine della Santa Messa attraverso il bacio adorante, di amore adorante a Gesù bambino, che compieremo, chi vuole, ovviamente, al termine della Santa Messa. Già domani sarà la festa del battesimo del Signore e oltre a tutti quanti i significati, che poi approfondiremo nell'omelia, se Dio vuole, di domani, la festa del battesimo del Signore è il secondo momento di Epifania, cioè di manifestazione della sua natura divina, perché chi parla e dice questo è il mio figlio prediletto durante il battesimo? Il Padre. Quindi gli uomini attestano la divinità di Gesù col gesto dell'adorazione. Il Padre dice questo è mio figlio. E poi il terzo momento, che non si legge in tutti gli anni liturgici, adesso non ricordo se in questo anno lo leggeremo, ma la prima domenica dopo il battesimo, in uno dei tre scigli, A, B o C, si legge il Vangelo delle nozze di Cana. Perché il Vangelo delle nozze di Cana fa parte dell'Epifania? Che cosa ha fatto Gesù a Cana? Il primo miracolo. Quindi è lui che ha dimostrato di essere Dio. Vedete che bello? Gli uomini lo riconoscono come Dio. Il Padre dice questo è mio figlio e lui lo dimostra facendo i miracoli. Quindi, capite? E così è solo per chi non ci vuole credere. Ecco. Oggi vedremo che dopo un qualche piccolo accenno ai gesti simbolici che hanno fatto i magi, e continuerò, come già dice per Natale, ho già fatto ieri sera, a riflettere su questa festa aiutandomi con gli scritti della serva di Dio Luisa Miccarreta, dove sarà Gesù stesso a farci cogliere alcuni aspetti molto belli dell'adorazione dei magi e gli effetti che questa adorazione ha prodotto nei cuori di questi grandi re. Cominciando dal Vangelo, alcune considerazioni preliminari. I magi partono da lontanissimo, con un atto di fede in questo astro sorgente, no? Ed erano re potenti, ma Gesù bambino, se ascoltiamo il Vangelo, era nato sotto il naso di un altro re, giusto? Che è Erode. E guardate il paradosso, questo è un tema tipico dei Vangeli. Gesù lo sintetizza con lo slogan: i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Oppure quando parla ai suoi, dice: pubblicare le prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli. Allora c'è questo tema dei Vangeli che chi ce l'ha sotto gli occhi, sotto il naso, nostro Signore, nella migliore delle ipotesi non se ne accorge. Pensate anche agli abitanti di Nazareth, no? Voi immaginate gli abitanti di Nazareth quando sono morti e si sono ritrovati il nostro Signore Gesù Cristo davanti agli occhi. Gli ha detto: ma questo è vissuto 30 anni con noi e quando è tornato per darci la... Gesù il primo miracolo, secondo i Vangeli, voleva farlo a Nazareth, non ha potuto fare perché ci credevano. Quindi chi ce l'ha sotto il naso, nella migliore delle ipotesi non ci crede. Nella peggiore delle ipotesi, come Erode, avete visto che aveva impapucchiato i magi dicendo: ah, ma tanto andate voi, poi quando tornate venite a dirla a me così vengo pure io. Lui vuole andare a ammazzare. I magi sono stati avvisati in sogno da un angelo di non tornarci da Erode, se no nostro Signore faceva manco un tempo a scappare per l'Egitto. Quindi, prima suggestione di questa liturgia, io che cosa ho fatto? Cioè, quanto investo per andare a conoscere, ad adorare il Signore, e quanto rischio che mi passa sotto il naso e non me ne accorgo? Questo è un rischio reale, eh? Capite? Immaginate, lo dicevo pure prima, quando era vivo Padre Pio, c'era molta gente del luogo che pensava che Padre Pio fosse fuori di testa. Capite? E c'era gente che partiva dagli Stati Uniti a quei tempi a pagare una barca di soldi di aereo
per andarsi a confessare, quel pericolo il padre Pio diceva vattene, torna tra un mese, arriviamo all'aereo, tornavano negli Stati Uniti e il mese dopo ritornavano un'altra volta, avevano speso 20 milioni di vecchie lire, che non so come 20 mila euro, per andarsi a confessare a padre Pio, perché ce l'aveva sotto il naso, diceva che era matto. Questo è un tema tipico della Sacra Scrittura, ripreso dai Vangeli, e Dio ce ne scampi, noi che stiamo un pochino più vicini, dal cadere nel pericolo che ci passa nostro Signore da sotto il naso e non lo riconosciamo, scambiamo lucciolo per l'alterno, peggio ancora, scambiamo Gesù col diavolo, l'hanno fatto pure ai tempi suoi, gli dicevano che era il nome del Beelzebullo che faceva i miracoli, quindi bisogna fare sempre molta attenzione a questa prima suggestione. Passiamo alle cose un po' più positive. I magi compiono dinanzi a Gesù il gesto esterno dell'adorazione. Ieri sera, lo scritto che abbiamo meditato ieri sera, dicevano che Gesù si è manifestato come Dio nel momento stesso in cui si sono messi in ginocchio. Capite? È proprio il gesto del mettersi in ginocchio che ha causato la manifestazione nel loro cuore da parte del bambino della sua divinità. Questo ci fa capire l'importanza anche esteriore dei gesti dell'adorazione. Non è la stessa cosa piegare le ginocchia o non piegare le ginocchia davanti a Dio, affatto, perché è un linguaggio molto esplicito e anche molto molto importante, così come non è la stessa cosa, anche se è un gesto libero, andare dal bambinello e baciargli i piedi, quindi compiere questo gesto, capite? I piedi, neanche gli schiavi li baciavano i piedi, erano padroni, quindi è un grande umiliarsi, un riconoscere la superiorità e la grandezza di quel bambino rispetto a me. Fare già questo gesto apre il cuore, cioè chi fa questo gesto riceverà delle grazie da parte del Signore, capite? Semplicemente perché accetta di umiliarsi adorando. È importante ricordare questo. Infine i doni, prima di leggere. I magi portano oro, incenso e mirra. Questi doni hanno un significato sia per ciò che rappresentano in relazione a Gesù, sia per le disposizioni interiori che si devono avere nei suoi confronti. L'oro, sapete che è il metallo che arreda le case dei re, e quindi Gesù viene riconosciuto come il re dei re, il principe dei re della terra. L'incenso si offre alla divinità, da sempre, anche i pagani bruciavano gli incensi agli altari degli dei di Giove, eccetera. Quindi vuol dire che ti riconosco come Dio. La mirra, che è un'erba rara, preziosissima, ma anche amarissima dell'Oriente, è una prefigurazione del fatto che Dio, avendo preso carne, ha preso carne per soffrire e morire per la nostra salvezza, le sofferenze che avrebbe passato. A livello di disposizioni interiori, Gesù cerca anche da noi l'oro, l'incenso e la mirra. Cos'è l'oro per me? Qual è l'oro che Gesù vuole da me? Non vuole che porto l'oro alle statue della Madonna, non fa niente per me. Ma l'oro, la cosa più preziosa che noi abbiamo e che Gesù desidera da noi, è l'amore. Vuole che il suo amore accolto si corrisponda con amore ricevuto, con amore ricambiato, scusate. Qual è l'incenso? C'è un salmo che dice come incenso sai che a te la mia preghiera. Vuole, adesso ne parleremo, che impariamo a pregare, non soltanto a dire tante preghiere, adesso lo vedremo con lo scritto, ma ad avere una relazione intima e personale con lui, la preghiera con la P maiuscola. E poi la mirra. La mirra è la mortificazione, la rinuncia, i sacrifici che a volte, anche abbastanza spesso, occorre fare per seguire lui e per essergli fedeli. Sacrifici che sono sempre profumatamente ricompensati, perché ogni piccola rinuncia che si fa per amore suo, Gesù li cambia 100 volte tanto anche qui, non soltanto in paradiso, con benedizioni e con grazie. Chiudiamo leggendo questo breve passaggio che ci illumina su ultimi aspetti molto belli della visita dei magi. Mi pareva di vedere quando i santi magi giunsero nella spelonca di Betlemme. Appena giunti alla presenza del bambino, egli si compiacque di far riflettere esternamente i raggi della sua divinità comunicandosi ai magi in 3 modi. Ascoltate bene: con l'amore, con la bellezza e con la potenza, in modo che restarono rapiti e sprofondati alla presenza del bambinello Gesù, tanto che se il Signore non avesse ritirato un'altra volta internamente i raggi della sua divinità, sarebbero restati lì per sempre senza potersi più muovere. Ora noi non lo vediamo più Gesù bambino,
d'accordo? Però per esempio, anche l'altro ieri sera, qui una volta a settimana facciamo l'ora santa, l'adorazione eucaristica, e anche quando Gesù non è esposto, Gesù sta nel tabernacolo. In vita nostra noi abbiamo mai sostato davanti a Gesù in adorazione? Mai? Non l'abbiamo mai fatto? Sì o no? Se non l'abbiamo mai fatto, questa esperienza ci è a priori preclusa, cioè non dai la possibilità al Signore di toccarti con i raggi della sua bellezza, amore e potenza. Cioè tu dici, vado a fare l'ora d'adorazione, che barba, dura un'ora, quando finisce? Ma se tu entri in rapporto con Gesù, io conosco persone che quando si mettono a fare l'adorazione, cioè se scordano, se non guardano l'orologio, sono capaci di starci 2 ore davanti al Santissimo Sacramento, un tempo che vola senza che manco se ne accorgono. E non sono San Francesco o Santa Chiama, li conosco io, quindi non sono di questi, è semplicemente gente che ha cominciato a fare esperienza personale della preghiera. Cioè pregare non è soltanto cosa che dobbiamo fare la mattina e la sera, dire il Padre Nostro, l'Ave Maria, gloria al Padre, il Rosario va benissimo, carità, il Rosario è la preghiera più grande che esista, ma è questa capacità di stare davanti a Gesù in adorazione, anche in silenzio, attendendo che Lui ti tocchi con un raggio della sua divinità. Dice, è talmente forte che se non l'avessi ritirato sarebbero restati lì per sempre senza potersi più muovere, capito? Quindi altro che quando finisce, vedo la d'andarmene, anche quando finisce la messa, no? Adesso non voglio criticare nessuno. Se uno ha la grande graticola addosso, non è, capito? Non è, è che non hai vissuto bene quello che la messa è, capito? La messa doveva dire più, durava 3 ore, 3 ore e un quarto pure, capito? Qualcuno alzava gli occhi al cielo, ma lì c'era veramente il cielo sulla terra, 3 ore e un quarto, chi io ho conosciuto, chi la frequente, volava, capito? Stavi a guardare perché stavi a contatto col cielo. Appena il bambino ritirò la divinità, i santi magi ritornarono in se stessi e si scossero stupefatti nel vedere un eccesso di amore così grande, perché in quella luce il Signore aveva fatto loro capire il mistero dell'incarnazione. Altra cosa, stupefatti, cioè noi non ci pensiamo, Dio che si fa uomo, San Francesco, noi facciamo il presente perché San Francesco si commuoveva talmente tanto, ma piangeva fiumi di lacrime. Dice, ma ti rendi conto che Dio si è fatto uomo come me? Dice, io lo voglio vedere questa cosa. E fece il primo presepe vivente a Greccio, perché voleva vedere questo gesto di estrema condiscendenza di Dio che si fa tanto piccolo come un bambino che era uno mio. E piangeva come un bambino. I magi compresero la bellezza del mistero dell'incarnazione. Quindi si alzarono ad offrirono i doni alla Regina Madre, la Madonna, ed essa parlò a lungo con loro. E implicò loro forte non solo la loro salvezza, ma che avessero a cuore la salvezza dei loro popoli. I re, che come prima cosa dovrebbero avere a cuore la salvezza dei popoli, pensate un po' come stiamo messi oggi, non avendo timore neppure di esporre le loro vite per ottenerne l'intento. Attenzione. Poi Gesù mi spiegò cosa era successo con i santi magi e disse, questo è stupendo, e poi chiudiamo. Con l'essermi comunicato ai magi in 3 modi, ricordate, l'amore, la bellezza e la potenza. Gli ha fatto conoscere l'amore di Dio, che è la cosa più bella che esiste. La bellezza di Dio, Dio è la cosa più bella che esiste. E la sua potenza. Dio non lo ferma nessuno, a Dio non si può opporre nessuno. Quando ci affidiamo nelle sue mani, stiamo al sicuro, Nessuno può competere con lui. Con l'essermi comunicato ai magi in 3 modi, ottenni loro 3 effetti. Che mai mi comunico alle anime inutilmente, ma sempre ricevono qualche profitto. Allora, comunicandomi con l'amore, che ho fatto conoscere il mio amore, ottennero il distacco da loro stessi. Comunicandomi con la bellezza, ottennero il disprezzo delle cose terrene. E con la potenza, restarono i loro cuori legati tutti a me, ed ottennero potenza di mettere il sangue e la vita per me. Quando incontri il Signore, non ti porta più niente per te stesso, nel senso che se gli altri ti criticano le cose, non te ne porta niente. Il mondo, con tutte quante le sue lucciole, con tutte quante le sue tentazioni, proprio non te lo fidi proprio. Dici, ma quante rinunce che devo fare? Ma rinunci di cosa? Noi andiamo a goderci il più bello, capite? Non andiamo a stare male, noi
andiamo verso ciò che è più bello, dinanzi a cui la bellezza pura e effimera delle cose del mondo, capite? Beh, se tu hai conosciuto il top, se tu sei miliardario, che ce fai con 1000 euro al mese? Ce fai niente? Se tu sei miliardario, ce fai niente? E la potenza di Dio che ti rende talmente forte che tu non soltanto non lo rinnegherai mai e farai qualunque cosa per lui, ma sei pronto a dare la vita e il sangue senza nessun problema. Ogni tanto passiamo dinanzi alla cappella della Madonna delle Vittorie, andiamo a vedere tutti quanti reliquari, quanta gente ha versato il sangue con gioia per Gesù, capite? Senza nessuna paura, perché sapeva che lui era il tutto e sono stati da lui sostenuti anche nel combattimento del cortile. Chiediamo alla Madonna che ci faccia fare una grande epifania e che possiamo davvero cogliere nel nostro cuore, anche attraverso un rinnovato amore alla preghiera, che cosa significa l'incarnazione, che dono grande ci ha fatto Gesù nel diventare uno di noi per renderci nell'amore, nella bellezza e nella potenza simili a Lui. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sì, soltanto.